Siamo in via Francesco Rossini, traversa di via Umberto I, qui a Ceia del Campo, nella provincia di Bari. Di fronte a noi il cantiere degli scavi in cui è stata rinvenuta la tomba di un bambino e il suo corredo funerario. Ecco, qui vedete sotto queste travi, qui è stata rinvenuta la tomba. Gli archeologi della sovrintendenza hanno chiuso naturalmente il buco, sono andati via poche ore fa. Lì sotto c'erano le ossa di questo corpicino e poi i vasi e gli utensili che sono stati portati via dagli archeologi che costituivano il suo corredo funerario. Ecco qui una panoramica degli scavi. Questa invece è stata coperta, vedete, dalla terra, dagli stessi archeologi. Qui è stata trovata una vasca, qui non si vedono bene perché appunto coperti, ma intorno a quel buco lì sono state rinvenute i resti di una pavimentazione antica. È stata coperta per motivi di sicurezza, per preservarla dagli occhiate dagli occhi dei curiosi e appunto dalle intemperie.